Amici telespettatori, amici del web, eccoci con la prima di una lunga serie di puntate con le mani e con il cuore, una serie di puntate prodotte da Confa TV, che è il canale mediatico di Confartigianato Taranto. Trasmissioni che vogliono appunto far comprendere l'importanza dell'artigianato come strumento di sviluppo del territorio, strumento di crescita, strumento per movimentare, per mettere in moto e quindi far correre, tra virgolette, la nostra economia. E quindi scopriremo varie realtà perché il territorio tarantino, sotto l'aspetto dell'artigianato, è davvero un'isola fenice, è davvero una fucina. Quest'oggi siamo presso la Camera di Commercio, ma sarebbe riduttivo chiamarla solo Camera di Commercio perché, come si legge nella insegna, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto. Oggi ci occupiamo in modo particolare di artigianato e dobbiamo ringraziare la Camera di Commercio per averci ospitato in questa location così elegante ed istituzionale, per cui ringraziamo la dottoressa Claudia Senesi alla mia destra, che è appunto il segretario generale della Camera di Commercio, e quindi con lei parleremo del ruolo, diciamo, di propulsione che la Camera di Commercio svolge. Abbiamo parlato degli artigiani e oggi, beh, ci facciamo prendere per la gola, per così dire, perché lo vedete già dalle immagini, abbiamo due panettoni e dobbiamo festeggiare una grande vittoria, quella appunto di Vito Salamino, che è medaglia d'argento conseguita in quel di Roma nel campionato mondiale appunto dei panettoni, un orgoglio tutto tarantino. E ho alla mia sinistra un artigiano doc di Taranto, è Arci noto, è Arci conosciuto, Marco Ferrero, titolare appunto della pasticceria appunto napoletana in via Icco. È il campione, io vice campione del mondo, ma per me è come se fosse campione del mondo, appunto Vito Salamino, che al di là, appena l'ho conosciuto, ha un volto giovanissimo, ma è giovane, ha 30 anni, ma ci racconterà, ecco, non solo questa esperienza del campionato mondiale, perché poi nel momento in cui Vito Salamino arriva secondo, e quindi consegue un risultato di livello mondiale, beh, è tutta la città che trae, come dire, che vive di questa luce riflessa, per così dire. Ma come detto, partiamo dalla dottoressa Claudia Senesi, segretario generale della Camera di Commercio di Taranto. Dottoressa, dicevo, questa necessità di vivere, di dar vita ad una imprenditorialità sempre più diffusa, è il ruolo proprio della Camera di Commercio. Forse uso un'espressione molto forte, ma potrebbe svolgere, e certamente svolge quasi un ruolo di incubatore di imprese, perché, ripeto, è dalla Camera di Commercio che nascono le nostre imprese. Sì, intanto grazie per l'apprezzamento rispetto all'accoglienza nell'ambito della sede camerale. Devo però evidenziare che il piacere è della Camera di Commercio nell'ospitare una trasmissione che faccia vivere l'impresa e la faccia conoscere al territorio. A volte sfugge al territorio che il nostro territorio è pieno di imprese valevoli. E poi una soddisfazione, onestamente, ospitare un imprenditore, Marco Ferrara, e il bravo Salamino, che è all'interno della pasticceria, svolge un ruolo importante.
Perché? Perché materializza quell'idea di creazione di impresa buona che dovremmo avere tutti sul territorio. È un'impresa artigiana e per noi l'impresa artigiana è importantissima perché è caratterizzante. I nostri territori sono densi di artigianato, avrebbero bisogno di sicuramente una maggiore valorizzazione e sono un punto fondamentale anche dello sviluppo prossimo futuro. Perché? Perché l'artigianato è caratterizzante del territorio e in quei processi che sono di valorizzazione dei territori, anche finalizzati ai processi di evoluzione in ambito di visibilità turistica, è l'artigiano il nostro soggetto referenziato in prima battuta. Nella fattispecie, poi, il caso che noi abbiamo oggi, consentitemi di chiamarvi caso, no? Perché vi ho conosciuti bene e ho avuto grande piacere, no? Nell'avere la descrizione di questo prodotto incredibile che ha vinto il premio, ma non solo, anche degli altri prodotti che realizzate come pasticceria. Valorizzando peraltro tutta una serie di prodotti naturali e utilizzandoli sapientemente in maniera tale da dare delle caratteristiche idonee anche nei casi delle allergie. Quindi impresa che fa innovazione, perché l'innovazione poi non si deve. Tradizione ed innovazione. Tradizione e innovazione, non solo tradizione e innovazione, che si cimenta in un consesso internazionale, perché il premio, non ci dimentichiamo, è stato attribuito sotto l'egida del Ministero degli Affari Esteri, perché 300 erano i concorrenti che arrivavano da tutto il mondo, e in buona sostanza non solo, sotto l'egida anche del Ministero dell'Istruzione, perché? Perché questo è un altro elemento fondamentale della nostra impresa, cioè l'impresa sana, l'impresa buona progredisce quando l'imprenditore investe sul proprio personale, investe nella formazione, nella qualificazione, nella valorizzazione della competenza, perché può farlo, perché presenta un prodotto buono che ha una validità, arricchisce il territorio perché grazie a questo tipo di prodotti si può pensare a uno storytelling del nostro territorio che vada appunto sulle caratteristiche specifiche che nell'artigianato trovano la migliore visibilizzazione. Per cui la Camera di Commercio vuole essere incubatore, vorrebbe essere ancora di più incubatore. La Camera di Commercio però può essere anche semplicemente valorizzatore, perché in buona sostanza poi la naturale evoluzione delle imprese sul territorio, come vediamo, c'è. I due pasticceri, mi permetto di dire due pasticceri, uno il maestro e l'altro è il discente, che però Magari assume così, una no? Come si rilevanza. suol dire molte volte, con tutto il rispetto per il maestro per antonomasia, che è appunto Marco Ferrero, molte volte è il discepolo che, come si suol dire, supera il Ma maestro. d'altra parte io penso che il maestro che vede un risultato di questo genere non possa che avere soddisfazione, perché nella valorizzazione delle persone che ci circondano, non nel percorso fatto dall'azienda, no? Che non pensa di semplicemente diciamo, produrre finalizzato al commercio mero, ma anche alla valorizzazione e alla crescita. Fanno parte della federazione nazionale, per cui vuol dire che hanno una visione che va oltre il limite della semplice vendita al dettaglio giornaliera, no? Quindi una proiezione che fa pensare che cosa? Fa pensare che il nostro territorio è fatto di buone pratiche. È fatto di buone pratiche di che tipo? Io parlando con l'imprenditore ho letto che cosa? Un investimento nella istruzione, nella formazione, nella ricerca. Ho letto un investimento anche nel sollecitare il proprio collaboratore ad avere fantasia e sogno, La creatività degli esattamente, artigiani. per cui sono elementi fondanti di una bellissima best practice che dovrebbe essere esportata in tutti gli altri ambiti. D'altra parte, in questi giorni noi stiamo tenendo il tavolo del turismo. Il tavolo del turismo non è tavolo del turismo meramente, è tavolo che coniuga tutte le caratteristiche del nostro territorio, la bellezza, L'offerta turistica in una esattamente, sola parola. il paesaggio, i prodotti, le L'enogastronomia, competenze, l'enogastronomia. l'enogastronomia,
Questo prodotto, secondo me, fa parte di un plafond di caratteristiche che danno e permettono di acquisire dal territorio una caratterizzazione positiva, valevole per essere esportata come un territorio che ha un'immagine positiva. Questa è la riflessione che posso fare. Ecco, ci spostiamo dal nostro imprenditore Marco Ferrero, come detto, titolare della pasticceria napoletana. Beh, certamente, come recita il nomen della trasmissione, con le mani e con il cuore, perché certamente c'è una professionalità, c'è una manualità che è necessariamente accompagnata da una spinta, come dire, emotiva. Marco Ferrero è figlio d'arte e in ogni creazione, appunto, della sua pasticceria c'è una storia, c'è la napoletanità, c'è il ricordo onnipresente del padre, c'è la volontà di far crescere il territorio. Appunto attraverso queste creazioni, perché come detto dalla dottoressa Senesi, quando parliamo di turismo, quando parliamo di marketing del territorio, è come dire, è una sommatoria di più elementi, e quindi ognuno, ogni artigiano, io faccio sempre il paragone come l'orologio. Se noi prendiamo un orologio, noi abbiamo un ingranaggio e abbiamo tante rotelline che girano. Immaginate un momento se una di queste rotelline rallenta o si ferma, l'orologio viene meno. Voi siete, come dire, il motore dell'economia, perché noi vediamo i massimi, i grandi sistemi, i grandi complessi economici, ma ricordiamo il ruolo dell'artigianato. Ricordiamo, immaginiamo per un attimo che i nostri maestri dei panifici, dei pastifici, a un certo punto incrociassero le braccia. Penso che si bloccherebbe il mondo. L'abbiamo visto anche in forme di protesta in paesi esteri. Ma dicevo, come si fa a coniugare la tradizione con l'innovazione? Perché quando parliamo di innovazione vuol dire anche aggiornamento. Sì, in effetti è molto importante che noi abbiamo un punto di riferimento che è la tradizione. Di lì si parte e la nostra passione, quindi dicevi anche con le mani e con il cuore, la nostra passione ci spinge a trovare. Mi perdoni, Sì. abbiamo entrambi l'inflessione napoletana, lui Ah, perché lo ecco. è, io perché il mio papà era di Napoli, Bene, quindi bene. scorre, come dire, Sì. sangue partenopeo. Benissimo, siamo felici anche di questo. Tra l'altro Taranto e Napoli sono proprio Beh, uniti da un matrimonio storico che le c'è la unisce e da storia, c'è il benissimo, mare. Infatti benissimo. io in una delle prossime iniziative editoriali intendo proprio promuovere un gemellaggio, uno scambio culturale tra queste due città, città che hanno certamente i loro problemi grossi, però io dico che hanno tantissime di quelle risorse che possono davvero soverchiare e superare purtroppo i problemi purtroppo esistenti. Sicuramente. Tornando al punto di prima, quindi l'innovazione è importante. Perché? Perché la clientela è sempre più esigente, ha il desiderio di assaggiare gusti nuovi, innovativi e quindi Scusa. cerchiamo di tutto per, ecco, fare in modo che le persone riescano anche loro, assieme a noi, a sperimentare qualche cosa di nuovo. E noi che facciamo parte anche di una federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria, ci teniamo così tanto alla ricerca, all'innovazione, che in ogni concorso, anche questo che c'è stato poc'anzi del panettone, c'è sempre una sezione del dolce o del prodotto innovativo. E questo ci spinge quindi ad sperimentare, a fare ricerche, come per esempio questo panettone. Ha cercato un po' di coniugare quella che è da una parte il desiderio di assaggiare un dolce buono,
come il panettone, ma entrando un po' anche in quelle che possono essere le esigenze di chi, per esempio, è intollerante al lattosio, di chi segue una dieta vegana e di chi preferisce anche un dolce più soffice del solito, perché appunto nel suo interno non ci sono ingredienti di natura o di origine animale, e quindi di conseguenza non c'è burro, non ci sono tuorli, quindi è un dolce più soffice che può essere apprezzato un po' da tutti. E comunque anche in questo panettone c'è la nostra napoletanità, perché abbiamo anche le albicocche per le chielle del Vesuvio, quindi c'è anche quel tocco che ci contraddistingue. E siamo con la medaglia d'argento. Un onore per noi averlo qui, Vito Salamino. Vogliamo innanzitutto conoscere Vito Salamino. Sappiamo che è un dipendente della pasticceria napoletana. E com'è nata questa passione? E poi com'è nata l'idea di partecipare a questo campionato del mondo, ripeto, su 300 partecipanti, già entrare diciamo nel podio e poi essere la medaglia d'argento, il numero 2, è qualcosa di stratosferico. Come è nata? Perché parlare solo di professione è riduttivo, qui parliamo di una passione e lo ripetiamo come recita il nome della trasmissione, con le mani e con il cuore. Già da diversi anni che faccio questo lavoro e l'ho sempre fatto con... Figlio d'arte o...? No, proprio per scelta. Una per new scelta entry, diciamo, nel settore. E devo dire la verità, è un lavoro molto sacrificato, però ci vuole amore e passione. Questi sono gli ingredienti per avere successo in quello che si fa. E io personalmente ho voluto partecipare a questo concorso portando proprio questo panettone innovativo, partendo dall'idea, dal presupposto di... Ecco, mi perdoni, quali dei due? Questo perché, qui. Quello al cioccolato, questo quindi. Questo qui, esatto. Ecco. Questo è un panettone vegano, prettamente vegano al 100%, con l'alternativa Saker, quindi non è un classico come vediamo al solito. E ho voluto scegliere prodotti diversi, qualcosa di innovativo, proprio per dare un gusto e una scelta diversa a persone che magari hanno delle intolleranze, certo, o seguono una dieta vegana. Anche perché vegana, io dico, no? Il Natale deve essere per tutti e sarebbe brutto, proibitivo, riduttivo essere a tavola e poi magari persone che hanno dei problemi di intolleranza e non fruire di un momento che non è solo un momento gastronomico. Io sono quella. Ah, ecco. Io sono intollerante, quindi sono quella che non mangia il dolce. Ecco, è un momento, come dire, di socialità. Certo. Riusciamo a soddisfare... È importantissimo. Esatto. Ecco il senso della tradizione coniugato alla innovazione, esatto, perché questa è una innovazione evidentemente frutto di studio. Esatto. E al di là adesso del fatto che comunque io ho avuto questa medaglia d'argento, ho sempre mostrato umiltà, perché è una delle qualità che ti permette di crescere. Questo è molto importante e sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo, ma questo non significa che comunque non si va poi a migliorarsi e a cercare sempre di trovare... Beh, ora, per esempio, dopo migliori. La medaglia d'argento, perché no, ora bisogna l'anno prossimo puntare a loro. Di che nazionalità era il vincitore? È italiano. Ah, italiano. Italiano, ah, ecco. Sì, quindi sì, due italiani, sì, essendo sì, campionato sì, italiano, mondiale, italiano, quindi certo, di livello internazionale. Certo. Di dove, di preciso? Della Campania. Ah, insomma, vi ha fregato, diciamo, no? il nostro sud è sempre, come dire, prospero sotto l'aspetto appunto della gastronomia, dei prodotti. Ma com'è nata questa idea di partecipare? Perché magari uno così non ha questa spinta, non ha questa, invece ha deciso proprio, di... È proprio quella voglia di mettersi in gioco e vedere esattamente
davanti a una giuria che tipo di opinione e giudizio potrebbe suscitare, ecco, Certo. mettersi in gioco. Questo non significa che comunque non si commettono degli errori, perché Solo chi non fa niente questo, non sbaglia mai. Poi esatto, però ci ha portato c'è comunque. una bellissima massima latina che io penso per chi fa impresa, ma anche per i giovani: memento audere semper, ricordati di osare sempre. Certo. Io dico, nella vita, qualsiasi sia l'attività che si svolge, bisogna svegliarsi la mattina e avere una cometa, un sogno da inseguire. Se poi questo sogno, oltre ad avere una valenza, diciamo, prettamente soggettiva, riesce ad assolvere ad una funzione sociale, di beneficio per la collettività, beh, ben venga, tanto di guadagnato. Ma torneremo su questo, panettone, e ritorniamo dalla dottoressa Sanessi, che è appunto segretario generale della Camera di Commercio. Beh, parliamo della spinta a fare impresa, molte volte non semplice, sia viste le oggettive difficoltà finanziarie del territorio, ma molte volte è anche quella burocrazia, tutti quei lacci e lacciuoli. In che modo, voi come Camera di Commercio, tendete a semplificare, tra virgolette, nel senso di rendere sempre più semplice l'accesso, perché molte volte sappiamo che quando ci si infogna nei meandri della burocrazia diventa un problema anche magari per persone che non hanno una grande cultura. Ecco, in che modo questa funzione, diciamo, della Camera di Commercio di andare incontro a chi vuole fare impresa? Allora, diciamo in questi anni abbiamo permanentemente fatto sportello di assistenza, perché quello che viene comunemente chiamato burocrazia è purtroppo l'applicazione della normativa, quindi sarebbe il legislatore che dovrebbe andare a eliminare dei Questi passaggi. lacci e lacciuoli molte volte, però visto Devo che dire ci la sono, ci verità, impegniamo. no, diciamo, c'è stato un grosso sforzo in ambito di costituzione di impresa, ad esempio il fatto che la pratica sia esclusivamente telematica, quella famosa comunicazione unica che permette in un'unica presentazione di pratica di ottenere l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio, all'INPS, all'INAIL, laddove. Permette sicuramente di non fare il passaggio fisico dagli originari quattro sportelli obbligatori che presupponevano tempistiche completamente diverse. Questo per parlare dell'aspetto legislativo. Ovviamente lo sportello di assistenza che noi facciamo non è di consulenza, evidentemente, perché noi non ci sovrapponiamo a categorie che poi fanno professionalmente quel tipo di attività. Però diciamo è di accompagnamento all'impresa a capire quale potrebbe essere la forma giuridica di costituzione la più idonea funzionalmente alle aspettative dell'imprenditore sostanzialmente. In questi anni ci siamo distinti anche per la costituzione di start-up innovative che a pie pari saltavano alcuni aspetti di obbligo, diciamo, burocratico di un certo tipo e consentivano la costituzione immediata tramite la Camera di Commercio della startup innovativa senza passaggio dal notaio. Il legislatore si è espresso negli ultimi periodi diversamente, noi continuiamo comunque a fare accompagnamento e assistenza perché abbiamo visto anche nelle ultime partecipazioni, ad esempio a SMAU 2021 a Milano, che le nostre imprese sono innovative, i nostri giovani fanno innovazione su tutti i profili, vale a dire anche in ambiti che parrebbero lontani dalle aspettative di questo territorio. Invece non è così assolutamente. Consentitemi, lo storytelling è un altro elemento importante, cioè la Camera cerca da un po' di anni a questa parte di narrare quello che nasce, perché possa essere di contaminazione, perché sapere che Questa volta c'è un contagio un positivo, visto che contagio oggi positivo, parliamo purtroppo esattamente, di Covid, ma questa volta, viva Dio, un paradossalmente. contagio, come dire, Sapere che positivo. giovani, meno giovani, soggetti che si impegnano, che come diceva Vito Salamino, parlava di sacrificio,
che si sacrificano, che studiano, che investono sul proprio sogno, ci riescono in vari ambiti. Siamo di accompagnamento, cerchiamo di risolvere le problematiche di tipo burocratico, cerchiamo di instillare anche dei percorsi che possano essere virtuosi, perché ci siamo cimentati in ambiti che sono connessi con la possibilità di evoluzione o di costituzione delle società in società benefit, funzionalmente al fatto che secondo noi, e questo è un messaggio che stiamo dando ormai da molti anni a questa parte, l'impresa deve essere sostenibile, qualunque sia il settore di intervento. E quindi diciamo, questo tipo di percorsi, dall'avere il laboratorio osservatorio sulle società benefit, a fare l'accompagnamento alla costituzione delle start-up innovative, a fare l'accompagnamento alle imprese funzionalmente a eliminare le problematiche connesse con la burocrazia. Il punto di stimolo ci viene da una serie di attività parallele che conduciamo, cioè conduciamo il progetto Excelsior, dal quale traiamo che cosa? Utili elementi da parte delle imprese funzionalmente a suggerire al mondo della scuola quali potrebbero essere i profili professionali che potrebbero essere più appetibili da qui a 5 a 10 anni a seguire. Evidentemente il mercato e il mondo dell'istruzione stanno facendo un grosso sforzo oggi come oggi, ma è uno sforzo, cioè sono processi culturali che avranno un certo tipo di esito nel medio periodo sicuramente. L'Excelsior è uno degli elementi, ma voglio dire l'analisi statistico-economica, noi abbiamo continuamente e costantemente giovani che vogliono cimentarsi sulla costituzione di impresa e che vengono perché devono sviluppare per esempio analisi di mercato, perché ovviamente per fare un business plan c'è necessità di avere anche cognizione del fatto che il proprio prodotto possa essere appetibile e inseribile in un determinato contesto. La Camera accompagna anche secondo questi parametri, quindi il nostro percorso, al di là di quello istituzionale puro, il core business e l'anagrafe del registro delle imprese, perché la trasparenza e legalità è un elemento importantissimo nel nostro territorio, però si dipana su vari ambiti che proprio vedono, ecco perché dicevo, l'impresa artigiana di cui stiamo parlando, con l'esperienza di Vito Salamino e del bravo imprenditore Marco Ferrara, sono proprio una materializzazione di quello che possiamo e vogliamo fare. L'istruzione, l'approfondimento, il fatto di investire nella professionalizzazione dei soggetti per noi è un fatto fondamentale di partenza. L'analisi statistico-economica, per non andare a parlare, consentitemi un'espressione gergale, del sesso degli angeli, ma parlare concretamente di quello che su questo territorio si potrebbe, si dovrebbe, si potrà e si dovrà fare, è un fatto fondante. La Camera sviluppa analisi statistico-economica, lo sappiamo, questa è un'attività istituzionale, e su questa base, compresa l'analisi congiunturale, partiamo per poter parlare di che cosa potrà essere dopo domani mattina, dove ovviamente serve però che tutti gli stakeholder siano affiancati. Per quale motivo? Perché se io non ho l'università, i centri di ricerca, le istituzioni, le altre istituzioni, gli enti pubblici territoriali e l'impresa e il cittadino tutti insieme, non si costruisce assolutamente niente. Cioè, il mondo è un tutto connesso, l'abbiamo sentito la settimana all'ultima settimana che si è tenuta presso la Concattedrale, no? la settimana sociale. Ovviamente il mondo è connesso, tutti gli elementi sono connessi, bisogna lavorare e sfruttare tutte le competenze in sinergia e sintonia per arrivare a una finalità. Modestamente, in senso di modestia, gli elementi fondanti dell'informazione, dell'accompagnamento alla conoscenza delle misure di finanziamento, nella semplificazione delle misure normative che sono in essere e che devono essere utilizzate dagli imprenditori, quello è il nostro lavoro di tutti i giorni, e gli sportelli su prenotazione in maniera tale da non far perdere tempo all'imprenditore sono permanentemente aperti. E torniamo da Marco Ferrero. E allora, come, non solo come artigiano, ma come imprenditore, come vive il rapporto con i giovani? Nel senso,
i giovani che si avvicinano ad un'attività artigianale hanno quel, tra virgolette, sacro furore, quella passione come testimonia, come dire, l'esempio appunto vivente della nostra medaglia d'argento Vito Salamino. Ma i giovani hanno questo coraggio di intraprendere? Sono intraprendenti dal punto di vista, ecco, perdonatemi il gioco, il bisticcio di parole, dal punto di vista imprenditoriale, o molte volte, come dire, in certe situazioni di difficoltà che vive il paese Italia e che vive in modo particolare Taranto, si accasciano e sono poco reattivi, perché poi ovviamente, ecco, consideriamo il vostro settore, è un'attività che richiede molto impegno, molta proprio una mente aperta e pronta al sacrificio, perché voi a che ora iniziate la mattina? Beh, si iniziano verso le 5, 5:30 del mattino. A Sì, molti giovani, sì. purtroppo, che amano essere pelandroni, alzarsi alle 5 di mattina e conseguentemente fare presto la sera, perché poi ovviamente se ti alzi presto non puoi fare tardi la sera, beh, c'è la volontà di emergere, di sfidare le difficoltà, di superare le difficoltà. O si tende, diciamo, a essere piuttosto passivi. Parlo delle nuove leve, parlo di chi si avvicina e all'attività artigianale come, diciamo, dipendente, o anche a chi, giusto per conoscenza, intende appunto dar vita ad un'attività. Io vedo i giovani di oggi particolarmente spaventati, non sono pelandroni, non sono sfaticati, ma sono spaventati e ciò che li spaventa ad avvicinarsi all'artigianato e quindi a fare impresa sono due motivi. Uno, appunto, questo quasi vivere solo ed esclusivamente per il lavoro e l'altro è la difficoltà, diciamo, di fare impresa, che è davvero bello sentir parlare di semplificazione. E noi che siamo, diciamo, dentro ad un'impresa da più di 40 anni ne abbiamo vista di semplificazione, però è una lunga strada, è un percorso che si è iniziato e a mio modesto avviso dovrebbe continuare. E quindi se i giovani comprendono che non è proprio difficilissimo fare impresa, sicuramente si possono mettere in discussione. L'altro motivo di cui parlavo, spaventati dal sacrificio. Ecco, io essendo stato giovane, quindi Forse capivo. però, mi perdoni, il mondo purtroppo è anche cambiato, perché una volta si diceva, il papà, il bonus pater familias, diceva al figlio: o studi o vai a bottega, non stai a casa così a riscaldare il letto o la poltrona, o non ti iscrivi all'università come parcheggio e vai fuori corso e stai a 10 anni. O ti dai da fare, o ti dai pane, o vai via da casa. Oggi forse si è un po' più, poi c'è stata tutta, no, una famosa polemica, no, sui bamboccioni e roba varia, ma non voglio entrare nel merito. Però dico, forse i tempi sono Sì, cambiati, anche l'educazione conta, l'educazione al però sacrificio. se mi permette, come mai io sono riuscito, ecco, a portare avanti questa tradizione che ormai è diventata familiare e sono riuscito anche a trasmetterla ai miei figli? Perché mio papà mi ha fatto vivere il mestiere di pasticciere non come solo sacrificio. Papà mi ha detto, figlio mio, questa è la strada della professione, la devi vivere con gioia. E vi devi dedicare il giusto tempo. Quindi io stavo in pasticceria da giovane, ma mio papà mi lasciava del tempo anche per le mie cose, per lo L'ottica svago. di dire: io lavoro per vivere e non vivo per Benissimo, lavorare, altrimenti benissimo. diventeremmo degli automi, Ed è degli la stessa. schiavi, perderemmo il sapore e il piacere della vita. Bene, ed è la stessa cosa per cui oggi nella mia attività ho 12 collaboratori e li vedo tutti felici. Potete chiederlo, io mi auguro che sia una visione corretta quella che ho, perché comunque non sono
completamente dedichi al lavoro dalla mattina presto sino alla sera e quindi hanno altri interessi, hanno una propria vita. vivono il lavoro con questo sacrificio intenso dove dice: guarda, io tolto il lavoro, non ho più nulla, quasi quasi questo lavoro non lo faccio più perché è così stancante. Allora sta qui anche a noi, bravi imprenditori che vogliono trasmettere dei valori importanti alle nuove generazioni, ma con la giusta prospettiva, una prospettiva che sia comunque, guarda, tu puoi vivere la tua vita serenamente e ti puoi dedicare anche a questa passione. Anche Vito Salamino, benché la pasticceria continua a lavorare, perché appunto ci sono 12 collaboratori, quindi abbiamo creato un po' delle turnazioni, ma Vito Salamino, che è uno dei primi che inizia a lavorare, ad un certo punto stacca, anche se gli altri continuano a lavorare, perché comunque è giusto che i propri spazi ci siano. Ecco, se noi riusciamo ai giovani di oggi, appunto, abbattere queste due mura che si sono creati, può darsi che li incoraggiamo a dedicarsi di più anche a queste imprese artigiane. E allora andiamo da Vito Salamino. Intanto, come è nata questa? Com'è stato il primo giorno? La prima volta che il primo maestro è stato lui? Ti sei presente? No, No. no, no, no. Ecco, vabbè, dalla prima volta che sei entrato in una pasticceria, com'è nata questa volontà di essere pasticcere, no? A quanti anni? Penso molto, molto giovane. Avevo 19 anni. 19 anni. Quindi, e poi com'è stata come dire, l'evoluzione, soprattutto cosa ti senti di dire a quelli che potrebbero essere dei tuoi colleghi, che magari hanno quella passione e però magari hanno delle remore, hanno delle riserve, hanno quelle che giustamente il nostro amico ha definito paure. Quindi raccontiamo, facciamo un po' come dire, una Marcord, no? Andiamo indietro nel Sì. tempo e quindi ora lui ha 30 anni, quindi 19 anni, quindi andiamo a 11 anni fa, il primo giorno di scuola, perché chiamiamo la pasticceria è una scuola non solo dal punto di vista, io dico, formativo relativamente appunto all'attività, ma forse anche una scuola di vita, perché il sacrificio, lo stare insieme, soprattutto la bellezza di produrre con le proprie mani, col proprio intelletto, qualcosa che è una creatura, e il risultato è, come dire, appaga dal punto di vista proprio umano, quando trova la soddisfazione del consumatore. Certo, come no. Allora, io innanzitutto non ho studiato pasticceria, quindi sono un perito meccanico. Quindi, Non diciamo, aveva niente a uno che chi fare. l'avrebbe mai detto? Uno magari pensa, Esatto, vengo dall'alberghiero, esatto, esatto. ma un perito meccanico poco aveva a che fare con i Esatto. sapori. Molto spesso, no, si è pronti quando si esce dalle scuole, già con i camici, Eh iniziare a sì. mettere mani, invece io no. E ho avuto grandi maestri a fianco e io ho iniziato come lavapiatti, quindi proprio da zero. Le prime emozioni le ho provate quando il mio maestro iniziò a farmi fare le palline di pastette di mandorla nella granella di pistacchio ed era un maestro siciliano. Ho iniziato lì e apprezzava il mio lavoro. Perché mi diceva sempre: hai proprio la mano del pasticcere. Quindi è Però un dono di natura. io dicevo: ma può essere? Perché non ci ho mai pensato a questo. Però era una possibilità lavorare, avere uno stipendio, fare le mie ore e mi permetteva anche di essere felice di quello che realizzavo. Nonostante facevo il mio lavoro, dedicavo delle ore extra, anche non pagate, ero pronto a sacrificarmi per imparare le tecniche che si utilizzavano nella pasticceria, quindi a partire proprio dalle basi, dalle forme, iniziavi a sistemare le cose in teglia, quindi lo spazio tra una pastetta e l'altra, perché è molto importante nella cottura questo. Non, può sembrare strano, ma è importante anche come si posizionano i pasticcini prima di entrare in Una forno. domanda, giusto così, incidentalmente, Sì. ma a casa con la mamma che preparava, qualche volta, no? Sì. Eri tentato, cioè c'era un
come dire, si era accesa una prima spia, no? Una prima scintilla, no? Perché eventualmente... Sì. Ecco. Guarda, a me la cucina mi piace molto. Quindi già da piccolo cucinavo a casa. Io non so cucinare proprio. Io già cucinavo. A me piace molto, infatti ho lavorato anche in cucina, servizio dei primi. E ripeto, poi negli anni, pian piano, ho aumentato l'esperienza, ho cambiato diverse attività, ci dedicavo del tempo extra, ripeto, per imparare, poi ho fatto dei corsi, dove poi mi sono specializzato e sono arrivato a questo. E questo era uno dei miei obiettivi, imparare a fare il panettone, trovando anche l'alternativa. Era, faceva proprio parte del mio percorso. Bene. Beh, ringrazio comunque la pasticceria napoletana, no? Che mi ha dato questa possibilità, ci tengo a sottolinearlo anche, perché Marco è stato un maestro che mi ha permesso e mi permette di sviluppare e imparare adesso tecnicamente le cose un po' più particolari. Certo. Beh, è una bellissima storia, non è una favola, è una storia da cui tutti dovremmo imparare, no? Perché si usa un'espressione, io amo poco gli inglesismi, però la cosiddetta immagine del self-made man, no? L'uomo che si fa da solo, che si costruisce da solo, lui veniva da un altro tipo di formazione, era un perito tecnico, inizia da lavapiatti, quindi dal, diciamo, in questo cursus honorum, dal livello più basso, e inizia questa che è una scalata sociale, permettetemi, esatto, questa espressione. Ritorniamo dalla dottoressa Sanessi. L'importanza, ecco, la Camera di Commercio ovviamente vive in un contesto di applicazioni di normative, ma per lanciare queste imprese, per assolvere una funzione di incubatore di imprese, è necessario anche la collaborazione, la sinergia, la coesione con le varie, i vari soggetti istituzionali anche del territorio, perché ovviamente i vari enti anche locali devono assolvere una funzione di propulsore, di creare, come dire, quelle condizioni favorevoli affinché ovviamente sempre nei limiti delle proprie possibilità, perché poi chiaramente ci sono delle normative, ci sono delle scelte di politica, come dire, governative, però gli enti locali, parliamo di comune, parliamo di provincia, parliamo di regione, hanno certamente un ruolo fondamentale per creare, come dire, un terreno fertile. Certo. Allora, la collaborazione con gli enti pubblici territoriali è di vario tipo. Parto da un elemento tutto sommato che può sembrare banale, ma che è fondamentale per il discorso della semplificazione di cui ci parlava anche Marco Ferrero. Vale a dire, noi ad esempio siamo soggetto che rende disponibile a 28 dei 29 comuni della nostra provincia la console del SUAP per permettere appunto quei processi di semplificazione, per cui presentando le pratiche su un unico sistema il comune, i vigili del fuoco, tutti i soggetti preposti a dare autorizzazione rispetto alla creazione di un'attività di impresa concorrono. È un percorso che oggi si chiama SUAP e sembra uno strumento digitale telematico, ma che ha voluto dire anni di lavori in combinata con tutti gli enti pubblici territoriali in maniera tale da omogenizzare e rendere compatibili determinati aspetti che sono appunto di tipo normativo applicativo. Poi c'è l'aspetto promozionale, che è forse quello a cui si riferiva, vale a dire la collaborazione con gli enti al fine di creare e crescere sul territorio. Come Camera di Commercio oggi noi facciamo parte in convenzione con il Comune di Taranto, di Ecosistema Taranto, lavoriamo con l'ASVIS. Perché? Perché di fatto nella programmazione che l'ente fa pluriennale e nelle relazioni previsionali e programmatiche annuali, diciamo abbinate alle prospettive e alle così propensioni, gli indirizzi assunti dal Comune di Taranto e da altri comuni peraltro della provincia che con noi hanno un'intensa attività di costruzione,
abbiamo identificato alcuni percorsi che sono proprio, diciamo, se riportiamo alla semplificazione fatta da Ferrero, la felicità. La felicità che è riportata con gli indicatori BES, poi, no? Quanto gli interventi che noi realizziamo sul territorio portano felicità all'impresa, al cittadino, a tutte le categorie, no, che vivono in questo territorio. Ed è un'attenzione che stiamo prestando costantemente con gli altri soggetti a livello territoriale. Ovviamente il lavoro è intenso sui vari tavoli tematici che si stanno sviluppando a livello provinciale. Parlavo poco fa del tavolo del turismo, perché è un tavolo che vede assorbite vari enti territoriali, ma le associazioni, si stanno affacciando fra gli stakeholder le imprese, perché l'impresa è interessata anche direttamente a partecipare, si è affacciato un contratto di rete, cioè vuol dire che quello di cui si sta discutendo su questo territorio, in quel tavolo, che vede anche la partecipazione proprio della Confartigianato, che diciamo è diciamo l'ispiratore, no, di questa linea tematica di trasmissioni, in buona sostanza hanno identificato dei percorsi di sviluppo che si stanno costruendo per le varie competenze su quei tavoli. Facciamo parte del tavolo istituzionale permanente, siamo nel contratto istituzionale di sviluppo, evidentemente lavorando a che cosa? Noi non abbiamo uffici tecnici, no? Non è che facciamo urbanistica, noi lavoriamo a capacitazione amministrativa, noi lavoriamo a che cosa? All'osservatorio rispetto agli indicatori BES, alla formazione continua, alla creazione, ed è questo il nostro grosso progetto, di un hub per fare l'incubatore di impresa, perché riteniamo che bisogna lavorare molto a questo, perché i giovani che io vedo, come vedeva prima Marco Ferrero, hanno bisogno di un accompagnamento. Voglio dire, spesso diamo messaggi solo negativi in territori dove ci sono delle difficoltà. Oggettive, purtroppo. Esattamente, non è difficile che poi il giovane possa cogliere solo quello. Lo, no? Scoramento, come, no? Lo scoramento. O peggio ancora la devianza. Esattamente, la mancanza di prospettiva che poi può portare alla devianza. Invece bisognerebbe aiutare a costruire anche nei territori che hanno meno difficoltà di noi, diciamo, non dico gli incubatori di impresa, ma gli hub che possano fare stimolo alla creazione di spin-off, grazie a che cosa? Alle grosse o medie aziende che possano essere di stimolo alla creazione, che possano essere investitori essi stessi, ma non stiamo parlando di cifre spropositate, stiamo parlando di piccoli investimenti che però impongano, in buona sostanza, o aiutino a far sì che in buona sostanza il soggetto capisca che può muoversi verso iniziative che sono di prospettiva e di sviluppo anche per il territorio. Questo è il percorso che si sta cercando di realizzare. Ovviamente è microfrazionato in vari ambiti e il lavoro è costante e giornaliero. I risultati, secondo me, fra breve si cominceranno a percepire. Ovviamente aiuteranno anche le misure di intervento che arriveranno con il PNRR, questo è indubbio, però ci vuole un grande impegno da parte di tutti. Stiamo collaborando con i vari comuni che si stanno cimentando, perché non dimentichiamo che da parte del Ministero per il Sud è stata avviata una misura di finanziamento per iniziative di creazione di hub presso i comuni, presso aree territoriali che siano magari in difetto di sviluppo, che siano degradate, che consentano di ripristinare quegli ambiti, quel gap, diciamo, esattamente, a che si possa creare impresa. Questo è il... Ecco, Marco Ferrero, titolare della pasticceria napoletana. Abbiamo detto queste realtà, Napoli e Taranto, molto simili tra loro. Ma come soddisfare anche il gusto dei tarantini, ferma restando la tradizione napoletana, però chiaramente Taranto ha le sue tradizioni e voi, come dire,
operate, siete immersi da quanti anni? 42 anni. Ebbene, siete ormai esatto. Ultra tarantini, quindi diciamo l'origine, no? Napoletana, il marchio DOC, però poi c'è una, un'empatia con il territorio, potremmo definirla, mi passi l'espressione, la pasticceria tarantino napoletana. Sì, sì. Io mi definisco tarantino di adozione, proprio perché Taranto... Quanti anni ha, mi perdoni? 48. 48, sì, quindi forse devo dire più tarantino sì, che... Sì, però sì. L'accento, come dire, no, il DNA... Mi sento dentro napoletano, però ho... Quindi, come dire, tutto il calore della città di Taranto lo sento, l'ho sentito nel corso del tempo, perché appunto papà ci ha portati qui a Taranto quando io ero proprio piccolissimo, quindi dicevo tarantino di adozione. E noi siamo riusciti ad addolcire tantissimi tarantini con le nostre prelibatezze, perché le nostre prelibatezze piacciono molto ai tarantini, hanno dei gusti affini ai napoletani. E io anche per omaggiare la città di Taranto e la via in cui mi trovo, via Icco, ho inventato un dolce, ho ideato un dolce e l'ho quindi dedicato proprio a lui. Si chiama il dolce Iccos. L'ho ideato andando a trovare un'antichissima ricetta greca. L'origine magno-greca di Taranto. Benissimo, benissimo. Icco, che è stato il primo, diciamo, nutrizionista atletico, perché lui non solo ha vinto le Olimpiadi, ma comunque ci teneva molto ad una dieta nutriente, genuina. Sono andato a studiare quindi un dolce che potesse essere apprezzato da questo grande concittadino di Taranto, diciamo, quindi da Icco. Ed a breve, quindi, darò la possibilità ai tarantini di assaggiare questo dolce. Bene, noi vogliamo un essere, dolce... come dire, avere l'anteprima. Ecco, sì, diciamo. Sì. È un dolce semplicissimo, però nutriente, perché ci sarà quindi una parte croccante, che sarà quindi quello che viene definito il tappo della nostra amata sfogliatella. Nella ricetta antica si parla di pasta fillo, e difatti la sfogliatella napoletana deriva proprio da questa pasta fillo. Quindi farina e acqua, pasta fillo, poi tra l'altro sarebbe farina e acqua. Quindi sarebbe un cono croccante di pasta fillo, diciamo tipica della nostra sfogliatella, farcita con ricotta, con miele come dolcificante, quindi non zucchero, e poi ci sarà un inserto croccante di mandorle tostate, miele e cannella. Che creatività! E sopra una ciliegia maraschino, proprio per indicare la fiamma olimpica. Difatti il dolce stesso è una stilizzazione della fiamma olimpica. E quindi ho pensato anche a questo dolce per omaggiare la strada che ci ospita, diciamo, da 42 anni, questo personaggio illustre di Taranto. Io le dico, mi fa venire la voglia questo weekend di ritornare a Napoli, perché Taranto è Taranto, è la nostra città, ma per me Napoli è la città più bella del mondo, con tutti i problemi che la città di Napoli può avere. Però è la città che, almeno parlo per la mia esperienza, una città che fa battere il cuore. Io le dico una cosa, se sono in treno e c'è magari un momento, no, di sosta, un cambio treno, e c'è da attendere un po', la coincidenza, anche mezz'ora, io esco dalla stazione di Napoli, il primo bar che trovo, il caffè e la sfogliatella, e ti riconcili con la vita. Questa è una mia... Se ti venisse, o venisse a chiunque, questo desiderio di caffè napoletano, sfogliatella, ecco, sapete, no, a Taranto dove, ecco, appunto, dove andarci. No, io dicevo nel discorso. Però c'è da dire questo. Taranto ha anche le sue peculiarità, le sue bellezze. Abbiamo una città vecchia ancora da valorizzare. Certo. Ed è un peccato enorme che ancora nel 2021 parliamo di questo, purtroppo. Perché
Penso che il futuro del commercio di Taranto è proprio Sì. legato al turismo e alla valorizzazione della città vecchia. Abbiamo questo gioiellino che è come un diamante sottoterra, e allora sta a noi, come abili artigiani oppure pulitori di diamanti, ad pulirlo, a tagliarlo per far emergere lo splendore di Ecco, questo io diamante. ero Quindi mi auguro tanto che che. veramente si uniscano le forze per gli sforzi. Ero in questi giorni, io amo molto viaggiare, ero a Siracusa, ero a Ortigia. Ortigia è proprio il borgo antico dove è nata storicamente Siracusa, è completamente riqualificato, Benissimo. ristrutturato. Veramente chiamarlo borgo antico è riduttivo, nel senso che come dire, rappresenta l'aspetto storico, ma era davvero riqualificato, era più moderno come riqualificazione di qualsiasi altra struttura. Passiamo dalla nostra medaglia d'argento, Vito Salamino. Beh, partecipare ad un campionato del mondo di settore vuol dire anche confrontarsi con colleghi, con esperienze provenienti da tutto il pianeta. È stato veramente Un confronto straordinario. È stimolante. stato straordinario questo perché ho avuto modo di passare poi 2 giorni anche con loro. Non è finito È soltanto appunto l'evento e poi siamo uno tornati a scambio casa. di. È stato davvero piacevole ascoltare le loro esperienze, anche il loro percorso, no, di crescita che hanno sviluppato poi negli anni. E devo dirti la verità, è stata un'esperienza davvero bellissima e che rifarei, L'anno assolutamente. prossimo si farà di Si nuovo, farà di nuovo. sempre a Roma o Poi forse in quello lo un'altra sede, deciderà perché la penso che Fede. ci sarà Esatto, una esatto, tournazione. esatto. Bene, facciamo l'ultimo giro e siamo di nuovo dalla dottoressa Claudia Sanesi, segretario generale della Camera di Commercio di Taranto. Ecco, in base alla sua esperienza, al vissuto, l'evoluzione delle imprese. Negli anni, come vede questo mondo, questo tessuto imprenditoriale tarantino, al netto delle difficoltà, al netto ovviamente di una situazione, come dire, eccezionale, patologica, quella del Covid, È che chiaro. diciamo rappresenta una storia a sé, ma in generale, augurandoci, come sta accadendo, di tornare alla normalità piena, ecco, tracciamo un po' un bilancio, come ha visto l'evoluzione di queste imprese, l'evoluzione o l'involuzione? No, allora io voglio dare un messaggio positivo, ma positivo non stupidamente positivo. È evidente che, voglio dire, sono un po' condizionata dal vissuto locale e dalla situazione della pandemia. Bisogna dire una cosa, rispetto alla pandemia, il nostro territorio ha risentito meno che altri territori. Per quale motivo? Perché purtroppo si reggeva già in fase di inizio pandemia su un PIL che derivava da una serie di elementi che nulla avevano a che vedere con l'impresa pura. Purtroppo veniva determinato molto spesso dall'ente pubblico. Non so se è Sì, chiaro. chiaro. Ed è una cosa tragica, una cosa tragica. Però qual è il messaggio positivo? Il messaggio positivo è che proprio in questa fase di pandemia c'è stata molta reattività. E la reattività, al di là ovviamente di alcuni D'altronde si dice problemi, che proprio nei momenti di crisi che si sprigiona la creatività. non voglio, diciamo, abusare del cigno nero, voglio dire, per dire che ci deve essere la fase diciamo di tragedia per poter Per avere risalire una una. risalita, però bisogna dire che non si può fare una generalizzazione, non si può fare una generalizzazione, sicuramente ci sono dei problemi strutturali legati a un settore, sicuramente c'è da lavorare molto in ambito, stiamo parlando di metalmeccanica pesante e siderurgia, e non, è inutile che ce lo neghiamo, ma d'altra parte se no non ci sarebbero alcuni interventi che sono dello Stato, del governo, no? Finalizzati proprio a trovare una soluzione con una siderurgia che però a livello nazionale
è un elemento di forza, è un elemento che è ricercato, quindi funzionalmente a questo, voglio dire, bisognerà trovare dei percorsi che siano poi di sostenibilità nell'ambito del settore. Però di fatto complessivamente ci sono tante dimostrazioni, testimonianze e prove che il percorso di diciamo vitalizzazione del territorio su alcuni ambiti c'è stato e c'è con grosso impegno, cioè è inutile che ci prendiamo in giro. L'attività di impresa è un'attività di lacrime e sangue continuativamente. L'imprenditore che però si cimenta c'è costantemente in ambito artigiano, in ambito industriale, in ambito agricolo. Abbiamo noi bandito, giusto per dare un indicatore, una misura di intervento per erogare i voucher alla digitalizzazione in tutti i settori. E che cosa abbiamo avuto come riscontro? Che mai come in questi anni c'è stato una partecipazione, perché le imprese si rinnovano, cioè lo stimolo dato da una situazione di gravissima difficoltà ha fatto sì che in ogni ambito e settore ci sia stato una sorta di reazione che ha portato verso quei percorsi che poi vengono identificati anche a livello nazionale come obbligatori, come un diktat, vale a dire la digitalizzazione è importantissima per l'impresa, che sia l'ambito agricolo, che sia l'ambito metalmeccanico, che sia qualsiasi tipo, che sia l'ambito commerciale, no? Parliamo di percorsi di consegna a domicilio durante il periodo del Covid, no? Se non ci fossero state delle app o delle modalità per poter reagire da quel punto di vista, non sarebbe stato possibile mettere in piedi determinati percorsi. Evidentemente il territorio ha molto da lavorare, l'esperienza però non è di quelle distruttive. Io non posso dare un messaggio negativo perché è vero che abbiamo una veloce nata di mortalità, quindi statisticamente io gli direi, ma guardi, più o meno a Taranto le cose vanno come sono sempre andate. È chiaro che possono cambiare i settori, no? In alcuni periodi pre-Covid noi abbiamo avuto per esempio un indice che cresceva rispetto alla natalità, ma avevamo tantissimi compra oro finanziarie, e quindi diciamo se uno guardava il dato qualitativo, cioè la statistica, mi insegnate, è la famosa diciamo soluzione mediana, no? Cioè se, nel senso, il pollo lo mangiamo mezzo io e mezzo lei, non è detto, può darsi che me lo mangi tutto io e lasci una letta a lei, no? Se ci troviamo a dover mangiare un tavolo. E quindi necessariamente il dato congiunturale per me è significativo, necessariamente devo fare l'analisi qualitativa del dato che vado a leggere. Però in assoluto c'è reattività, c'è innovazione, c'è consapevolezza, ci sono tanti imprenditori che si stanno organizzando e tanti di quei settori, faccio un esempio, il tessile abbigliamento, che in anni passati, sto parlando, mi ha fatto riferimento all'esperienza, no, professionale, quindi riferendosi ai molti anni che ho vissuto in questa Camera di Commercio, però ciò che tantissimi anni fa pareva una chimera, no, vedere dei soggetti imprenditoriali organizzati in maniera tale da dare il prodotto, oggi secondo me sia in ambito orientale che occidentale del nostro territorio si stanno avendo dei riscontri che sono positivi. Ci sono delle buone prospettive perché finalmente viene riconosciuta una riconoscibilità del prodotto ceramica. Grottaglie, La Terza vengono riconosciute come centri di ceramica di qualità. Quindi sta a noi poi andare a utilizzare tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione per poter valorizzare tutti quei percorsi e che secondo me fanno parte sempre del famoso tavolo del turismo. E allora Marco Ferrero, parliamo di qualche aneddoto stando lì, perché poi si crea un rapporto particolare con la clientela. È molto importante, come dire, l'aspetto della socialità, perché poi il cliente non è solo quello che va lì e consuma e prende il caffè e si mangia la sfogliatella o qualsiasi altra
prelibatezza, ma evidentemente si crea un rapporto familiare e grazie a Dio il nostro sud ci dà questo calore. Quindi un rapporto forte con il cliente che diventa amico, talvolta anche confidente, no? Perché ci si apre. Sicuramente, noi siamo riusciti nel corso del tempo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti ed è bello che per esempio abbiano, come dire, scelto la nostra attività sin da quando forse si sono sposati, poi hanno realizzato dolci per i propri figli, adesso per i propri nipoti, e noi che siamo lì sempre ad addolcirli, questo ci fa davvero molto molto piacere. E si parlava del rapporto comunque con i nostri clienti. Mio padre per esempio ci teneva tantissimo, ogni bambino che entrava in pasticceria doveva uscire con il suo dolcetto omaggiato da noi, e questa tradizione ancora c'è nella nostra attività. Quindi ogni bambino che viene da noi gli offriamo un dolcetto, proprio perché vogliamo trasmettergli questa parte. È una carezza. Sì, che non è soltanto appunto il discorso entro, compro e vado via, perché quando si acquista il prodotto di un artigiano si acquista, ecco, la passione che c'è dietro a quel prodotto, e quindi quando le persone varcano la soglia della nostra pasticceria io voglio che sentano che dietro tutto c'è la passione, c'è l'amore, la professionalità, ma questo desiderio di condividere. Quindi da noi c'è questa iniziativa bella, come anche l'iniziativa per i più grandi del caffè sospeso, una tradizione che viene dalle mie parti. C'è quindi anche da voi nella vostra... Sì. Ah. Ufficialmente comunicato all'Agenzia delle Entrate, perché comunque deve essere una cosa fatta. C'è chi effettivamente regime. Va lì e dice... Sì, pago un caffè per me, per chi non ne ha la possibilità. Viene messo uno scontrino, viene quindi timbrato con iniziativa caffè sospeso. Quando viene qualcuno, specialmente a prima mattina, che desidera quindi un caffè, si prende questo scontrino e gli è stato offerto da uno sconosciuto. Questa è una cosa molto bella. Un segno di forte solidarietà. Concludiamo con Vito Salavino. Beh, ora che lasciamo questo tavolo della Camera di Commercio, domani si riparte. Da dove si riparte? Anche perché il Natale è alle porte. E quindi già la tradizione napoletana, quella tarantina e anche magari un po' sicuramente l'innovazione. Beh, domani si riparte sicuramente con una buona colazione. Ecco. Quindi questo sicuramente. E poi in vista di novembre, dicembre, gennaio, comunque abbiamo una posizione... Cosa consiglia per colazione? Per oltre colazione, il caffè storico proprio. Secondo me è una bella sfogliatella. Una sfogliatella. Sì. Ce ne sono di... Guarda, vari tipi. A me personalmente la ricotta non mi piace. Io l'adoro. Però da quando ho mangiato la sfogliatella di Marco, oggi mangio la ricotta. Visto. Quindi veramente è una sfogliatella straordinaria. La ricotta con un po' di canditi, sì, c'è esatto, qualche candito. Con i canditi, esatto, un aroma di cannella. Questa è la sfogliatella tradizionale. Bene, e allora sarebbe bello tagliare in diretta. In diretta? Cioè, diciamo, sì. Bene, perché come volete. Ci piace tutto live. Come volete, con permesso. Anche perché... È bello vedere questa che è una vostra creatura, così ha assunto ha raggiunto un risultato a dir poco eccezionale. Essere vice campione del mondo non è una cosa di tutti i giorni, e allora così in presa diretta è bello vedere questo modo, ecco, magari. Ecco, il nostro amico Vito ci può descrivere proprio il tipo di cioccolato. Io sì. Ripeto, sono un profano. Allora, qui c'è una copertura di cioccolato fondente al 72%, quindi non è stato scelto un fondente. Io ho assaporato i vari tipi di cioccolato di Modica, certo. Quindi mi sono fatto una mezza cultura. Ecco. Con le mani e con il cuore possiamo e dobbiamo proprio dire, ecco, lo vedo quasi emozionato nel taglio. Certo, inizio a sentire già il profumo. Il profumo, capito? Allora
tu ci sei abituato, immagina un po' noi. Non lo tagliare fino in fondo. Ecco, e poi mi piacerebbe anche vedere come è strutturato, appunto, diciamo internamente, no? Perché poi ora che. Certo. No, vediamo tutto in. Allora, qui vabbè, si ha la possibilità di vederlo anche, ecco, internamente. Ecco, è giusto. Ecco, qui è al cacao, quindi al cacao, è scuro, sì, per questo motivo. Puoi far sentire anche gli odori. Sì, certo. Ecco. Ottimo, dottoressa. Eccezionale, complimenti. Bene, e allora cosa dire? Intanto ringraziamo la possibilità, questa bellissima location, appunto, della Camera di Commercio. Ringraziamo la dottoressa Claudia Sanesi, segretario generale. Ringraziamo ovviamente l'iniziativa, come dire, prospera, feconda, da parte di Confartigianato Taranto, con il suo presidente, con il suo segretario provinciale Fabio Paolillo, con questa idea di promuovere l'artigianato e di far crescere il territorio anche sotto l'aspetto mediatico, con il canale, appunto, di comunicazione rappresentato da Confa TV. E ringraziamo ovviamente i nostri maestri Vito Salamino, medaglia d'argento, e Marco Ferriero, che è appunto il dominus, diciamo, rappresenta la storia della pasticceria napoletana a Taranto. Io direi di salutare il nostro vice campione del mondo e concludere così questa bellissima puntata con un bel applauso. Grazie davvero.